Buongiorno a tutti. Anche quest'anno riapre l'attività del sito Osservatorio Influenza, che ormai da anni cerca di dare informazioni riguardo alle patologie respiratorie dell'inverno, in primis l'influenza e le altre infezioni dovute ai tanti virus che ogni inverno si susseguono, e parlare di prevenzione e in particolare della vaccinazione antinfluenzale. Quest'anno ovviamente la problematica è particolare per la presenza del Covid, di questa nuova patologia che si inserisce nella nostra vita, si è inserita e si inserirà anche, temo, nel prossimo futuro ancora in modo rilevante e pesante. Quest'anno quindi la prevenzione dell'influenza è ancora più importante in termini appunto di opportunità di ridurre il carico sul Servizio Sanitario Nazionale delle forme influenzali che, come sempre abbiamo detto, colpiscono nella gran parte dei casi in forma banale, ma nei soggetti più fragili, come il Covid ce lo ha messo meglio in evidenza, le persone più fragili con effetti pesanti di ospedalizzazione e mortalità. Ovviamente quest'anno, vaccinandosi contro l'influenza, si riduce, non del tutto, la problematica della cosiddetta diagnosi differenziale rispetto al Covid, e tra l'altro alcune ricerche dimostrano addirittura che vaccinandosi contro l'influenza si rafforza la difesa immunitaria anche in modo cross-reattivo, come si dice, verso il Covid. Da qui quindi l'importanza di parlare, di confrontarsi, e in questo senso c'è la sezione dell'esperto risponde, che ovviamente non potrà fare diagnosi, ma inoltrare e condividere le informazioni, i dubbi che su questa patologia esistono. Patologie Covid e influenza, malattie banali, perché nella stragrande maggioranza dei casi determinano forme del tutto irrisorie o qualche fastidio, ma possono diventare, lo abbiamo visto meglio col Covid, ma lo vediamo, l'abbiamo visto negli anni per quanto riguarda l'influenza, come problema di sanità pubblica da non sottovalutare. Arrivederci a tutti, speriamo di vedervi e di connettervi, di darvi informazioni che possano essere utili.